luglio e agosto 2023. Mesi caldi, anche se l'estate tarda a partire, sembra che stia arrivando. E allora, siccome c'è un bel po' di carne al fuoco sul girarrosto, in questo breve video vi mostro gli appuntamenti più importanti ai quali dedicherò nella prossima settimana 3 video separati, perché ovviamente se no diventa una cosa troppo impegnativa. Quindi in questo episodio breve vi mostro i punti focali sui quali poi mi focalizzerò nel corso di altrettanti video di analisi. A tra poco. Benvenuti a Oltre il Velo, a questo episodio di antipasto, mi viene da usare un termine culinario, rispetto a quelli che saranno i video di approfondimento che vi proporrò nella prossima settimana. E sono strettamente correlati l'uno tra loro perché? Perché si tratta di cose che accadono nel giro di pochi giorni, però è necessario che le guardiamo separatamente per non fare un'indigestione, visto che stiamo usando sempre un paragone culinario. Allora, è in atto questo è un momento direi veramente topico. Guardando i transiti, guardando le posizioni, io vi ho già parlato di tutta una serie di posizioni presenti e vi invito ovviamente ad andare a vedere tutti gli episodi precedenti, perché se vi siete accorti, chi mi sta seguendo da un po', sto raccontando dei capitoli di un libro. Mi sono sempre definita recentemente una cantastorie, quindi è tutto, tutto strettamente collegato. Al punto che non sarò in grado di parlarvi di tutto negli episodi di analisi proprio perché dovrei veramente unire talmente tanti puntini che io stessa ci ho messo tempo per poterli raccogliere e connettere e rischierei veramente di travolgervi con un sacco di informazioni che eventualmente potranno essere oggetto di, che ne so, di un webinar, di qualcosa di approfondimento, perché è veramente molto, molto intrigante i collegamenti che si stanno disvelando, che si sono disvelati davanti ai miei occhi. Ovviamente io utilizzo la simbologia astrologica ma anche numerica, quindi mi riportano ovviamente addirittura al 1891, però per stare un po' più sul pezzo di quello che è la storia recente, sono tanti collegamenti col partire dall'eclissi del 1999 che ha chiuso un secolo e anche un millennio. Poi ovviamente non manca mai il 21 dicembre 2012, ma anche le Torri Gemelle, eccetera. Allora, cosa vi faccio vedere in questo video? Vi faccio vedere la concentrazione di eventi tra il mese di luglio ed agosto. Io vi ho già fatto vedere la concentrazione di eventi collegati al viaggio di Venere e Marte in Leone, e lì c'è il video che si intitola Leone a lezione di sovranità, che è molto importante per comprendere questo viaggio dei pianeti in Leone, per ridestare in noi la capacità di connetterci all'energia della creatività interiore. E adesso vi mostro le date che coinvolgono sostanzialmente luglio-agosto, poi con una sbirciatina settembre-ottobre. Prima di procedere, come sempre, ringrazio tutti coloro che seguono il canale, che stanno divulgando i contenuti, che mi aiutano anche a crescere con i commenti, con le domande, che mi aiutano a crescere anche come numeri, ma che è solo per una questione di, come dire, di riscontro, no? È un canale che si rivolge a una nicchia, direi, di audience, però stiamo arrivando un po' alla volta a quota 3.000, quindi grazie per questo sostegno e grazie anche per seguirmi su Telegram, perché su Telegram, vi ricordo, butto là ogni tanto delle perle o delle bombe. Allora, andiamo subito a vedere il panorama delle date e poi vi inviterò a vedere i singoli episodi. Bene, io comincerei un attimo con una sbirciatina a quello che è stato diciamo così, il mese di giugno, che era stato estremamente concitato. Ve ne ho parlato proprio nel video Leone a lezione di sovranità. E effettivamente, insomma, in questo periodo ci sono state parecchie cose che si sono verificate. Adesso noi siamo a luglio. A luglio, sostanzialmente, io sto registrando questo video il giorno 8 di luglio.
Siamo all'interno del periodo in cui Marte, che sta precedendo Venere nel suo processo, nel percorso dei segni, ancora per un po' lo sta facendo, di fatto si ritrova a vivere una Yod molto importante che richiama all'azione delle vecchie memorie, ok? Quindi stiamo vivendo una sorta di impeto per rimettere o non rimettere in campo le vecchie storie su cui si proiettano le immagini del passato che fanno parte del vecchio, l'immagine della vecchia babbiona. Ricordatevi quando ho fatto un video di approfondimento, ho fatto vedere la sovrapposizione di immagini in funzione di dove mi focalizzo, o vedo la vecchia o vedo la giovane. E praticamente tra un po' Marte se ne andrà dal Leone, entrerà in Vergine il giorno 10, appunto, mentre l'11 arriva Mercurio. Dopodiché, dopo qualche giorno, inizierà la famigerata Yod su Venere, prima che lei inizi a fermarsi in Leone e a retrogradare, quindi non raggiunge Marte, che è già avanti di lei, non lo raggiunge perché si deve fermare e fare una pausa. E questo è l'oggetto del video dedicato a Venere. Cambio di cuori è il suo titolo, e c'è tanto da dire, perché la comprensione del senso di questa Yod che Venere riceverà da Nettuno e da Plutone è fondamentale per questo cambio di cuore. E quindi qui, in quell'episodio, mi ricollegherò addirittura alle tematiche della sbornia futuristica di cui vi ho parlato, facendo i video dedicati alla congiunzione di Giove e Nettuno in Pesci. Però vedete, in questo stesso periodo, guardate, faccio un ingrandimento, anzi andiamo al file successivo che parte da luglio e poi vediamo anche agosto. Praticamente vedete che il 17 avremo il cambio dell'asse nodale, che sarà non più, a partire dal 17 luglio, non più su Toro Scorpione, ma su Ariete Bilancia, e questo sarà oggetto di un secondo video dei tre. E lo stesso giorno c'è il novilunio in Capricorno, quindi in Cancro, quindi vedete una concomitanza, perché poi il 23 di luglio Venere andrà retrograda. Quindi questo è l'episodio sempre collegato a Venere. Ma in questo periodo che cosa succede? Succede che si creano delle disposizioni precise tra Plutone, i nodi. Sapete che Plutone sta quadrando i nodi, ho parlato della pressione, Plutone che quadra i nodi, il video dove c'è il tubetto del dentifricio schiacciato fino all'ultimo, quindi stiamo dentro a questo processo, ok? Che è in atto e durerà fino a novembre. Però la cosa particolare è che, passando i nodi nell'asse Bilancia Ariete, essendo Plutone in Capricorno, essendo che il Sole in quei giorni sarà in Cancro, si viene a creare una gran croce, si dice cardinale, cioè i punti dei quattro segni cardinali, che sono i segni del nuovo inizio, e che quindi aumenteranno le variabili su quello che già stiamo vivendo da un po' di tempo a sta parte, sulla pressione che sta facendo Plutone sui nodi, che i nodi cambiano, ok, di segno, cambia quindi la frequenza, perché prima erano in un segno fisso, sono adesso tutti in un segno cardinale che è proprio vocato all'azione. Il fisso è fissato, il cardinale è lanciato, permettetemi queste rime per fare un po' alleggerire, e quindi avremo anche di mezzo la nostra Haumia, che è quella che deve aiutarci a partorire una nuova parte di noi, che crea le contese, quindi questo lo vedremo nei singoli video.
E quindi poi è ovvio che il Novilunio in Capricorno, in Cancro, che è un seme, si viene a creare proprio in questo momento, quindi è tutto intrecciato e quindi vedremo quel seme, deve tener conto del fatto che c'è Venere con quella Iod, che c'è il cambio dell'asse nodale che è a distanza, ok? Il Novilunio in Cancro accade ancora con i nodi nella polarità Toro Scorpione, cioè agli ultimi sgoccioli di quel viaggio che hanno compiuto per 18 mesi nell'asse Toro Scorpione, quindi quel seme sentirà ancora la tematica economico-finanziaria, valori, condivisione di valori, perché il cambio dell'asse nodale avviene 1 ora e 27 minuti dopo, ok? Quindi vedete quanta roba c'è qui, quindi ve ne parlerò. Soprattutto di questa gran croce cardinale ve ne parlerò quando parliamo dell'asse dei nodi e del novilunio. Per quanto riguarda Venere, poi vedete quanto è importante, perché il viaggio di Venere, nel momento in cui lei andrà retrograda, quindi rallenta, stava per raggiungere Marte e invece non riesce a raggiungerlo, ok? La distanza minima viene acquisita il 2 di luglio, si ferma a 28 gradi 56, vedremo che questa è fondamentale perché ci ricollega a tantissimi elementi, ci ricollega al 1999, ci ricollega alle Torri Gemelle, ci ricollega all'eclissi del 2017, che è fondamentale, che ha anche dei risvolti sia per gli Stati Uniti che per l'Italia, fermandosi, andando retrograda, rimarrà praticamente in Leone fino a adesso non ho segnato qua, e questa è una cosa, fino al 9, no, sì, rimarrà in Leone fino praticamente a ai primi di ottobre, ok? Una cosa importante che vi volevo dire è che proprio a fine luglio la quadratura dei nodi con Plutone sarà esatta ben due volte, il 25 e il 28 di luglio. Esatta vuol dire al minuto, su quei 29 gradi dove abbiamo avuto l'eclissi dell'Ariete a 29 gradi, che io avevo intitolato "Ma chi ti credi di essere?". Poi questa cosa di Mercurio ve ne parlo quando parleremo di Venere. Quindi ad agosto, molto importante, avremo la Venere retrograda tutto il mese, vedete, retrograda tutto il mese. Qui ho segnato che avremo 3 lunazioni ad agosto, ecco perché plenilunio in acquario il 1 di agosto, novilunio in leone il 16 di agosto, plenilunio in pesci il 31 di agosto, quindi 3 lune in un mese, la terza si chiama luna blu, altro particolare. Avremo lo star point della Venere, cioè la congiunzione con il Sole, che inizierà un nuovo ciclo, nel periodo in cui la Venere, prima di incrociarsi con il Sole, resterà invisibile, prima di incrociarsi con il Sole si incrocerà per la seconda volta in Leone con la Lilith, rimarrà invisibile per 8-14 giorni e ritornerà visibile come stella del mattino. Adesso ce l'abbiamo come stella della sera, è la bellissima danza che la Venere fa attraverso la sua orbita e creando questa stella a 5 punte, quindi si crea un nuovo ciclo, e da quel momento vedete che poco prima di diventare invisibile sparirà questa Iod, perché lei starà tornando indietro, non ci sarà più la Iod che avremmo visto iniziata verso il 13 di luglio, e quando lei tornerà visibile come stella del mattino dopo essere stata nell'Underworld, la Iod inizierà la stessa su Lilith, e quindi questo sarà un capitolo che ci parla che mentre prima è stato fatto un assaggio con l'energia maschile Marte, poi la Venere deve fare delle riflessioni, ve ne parlo nel video adesso dedicato, e poi subentrerà la Lilith, la parte repressa. Quindi qui c'è da vedere tutta una serie di dinamiche che riguardano ancora le parti ribelli, le parti represse che
usufruiranno, perché saranno sempre gli stessi gradi su cui ci sarà stata la iod precedente della Venere, potrà usufruire di un ammorbidimento, però non sarà necessariamente così, perché sappiamo che non siamo tutti sullo stesso livello di coscienza. Quindi tanta tanta carne al fuoco. Poi ho già anche messo i giorni successivi di settembre-ottobre, più che altro per vedere le date, perché Venere tornerà diretta il 4 di settembre a 12 gradi 12 primi, interessante questo 12-12, che non è tra l'altro un numero a caso. E poi ci sarà ai primi di ottobre, farà un aspetto esatto con i nodi, per poi uscire dalla cosiddetta shadow zone, cioè oltrepasserà il punto da cui aveva iniziato la retrogradazione, abbiamo visto qui il giorno 23 luglio. Quindi tutto quello che si vivrà, vedremo poi, potrà diventare chiaro proprio i primi di ottobre. Ecco, quindi tre episodi concentrati in pochi giorni. Tutta questa cosa dedicata a Venere, il cambio dell'asse dei nodi e il novilunio in Cancro. Ecco perché ci tenevo a fare questo episodio così di cappello, tanto per avere un'idea su che cosa andiamo a parare, e poi via via aggiungeremo pezzi strada facendo. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo agli episodi di dettaglio. Ciao!